Torniamo ora invece sul congresso nazionale di Progress che ieri ha eletto il nuovo coordinatore nazionale, Franco Conto. Al congresso è passata la mozione del coordinatore unico che ha avuto la meglio sulla proposta di una segreteria a rotazione trimestrale con il coinvolgimento di tutti i coordinatori territoriali. Progetto Repubblica di Sardegna avrà inoltre due presidenti, un uomo e una donna, che saranno eletti dalla prossima Assemblea nazionale. Confermata infine la linea di assoluta autonomia dei partiti italiani, sentiamo ai nostri microfoni il portavoce nazionale di Progress, Paolo Piras. Si è concluso il congresso nazionale con l'elezione di Franco Conto al coordinamento nazionale. È una decisione che va controtendenza. Avete deciso di eleggere due presidenti, un uomo e una donna, per rispettare il principio della parità di genere, così. Sì. È una decisione che va in linea con il lavoro portato avanti in questi anni dal nostro centro di attività sulle politiche di genere. Appunto, abbiamo deciso di eleggere nella prossima Assemblea nazionale che si terrà nei prossimi mesi due presidenti, un uomo e una donna. Sullo stesso solco, su questa linea, abbiamo anche deciso di aderire come Progress Progetto Repubblica alla manifestazione internazionale che si terrà il 14 febbraio, One Billion Rising, in cui in 170 paesi diversi del mondo, uomini e donne danzeranno e balleranno in strada per protestare contro il femminicidio. Un'assemblea molto partecipata, quella di ieri, con una dichiarazione forte. L'indipendenza è un'esigenza storica della Sardegna. Sì, assolutamente. Anzi, forse qualcosa di più. L'indipendenza non è semplicemente l'obiettivo, è appunto una necessità. Ma per noi di Progress, Progetto Repubblica, non è semplicemente il fine ultimo, perché l'indipendenza arriverà come una conseguenza del nostro agire quotidiano. D'altronde lo dice il nostro nome stesso. Noi progettiamo una repubblica, quindi non vogliamo semplicemente un'indipendenza, ma vogliamo proprio costruire una repubblica libera e giusta. Una domanda che ti devo fare, le elezioni politiche sono alle porte, è una questione che non vi interessa. Al momento no, le nostre elezioni nazionali saranno quelle della Sardegna.